nella quarta giornata del campionato di Serie C2 del calcio a 5. La formazione under del Chaos Forst Bolzano si misura nella palestra delle scuole Max Valier, niente di meno che con la capolista Futsal Dolomiti, che ha sin qui fatto percorso netto con 3 vittorie in altrettanti incontri. I ragazzi di Mister Armani hanno invece vinto la prima partita contro il C5 Bolzano, perso la seconda per mano degli Hicksund Leones e pareggiato la terza con la Bassa Tesina. Inizio di match difficoltoso per i ragazzi di Mister Armani, che soffrono l'intensità di gioco e la fisicità degli avversari, con Vinci e Donini che operano i primi affondi, mettendo i brividi a Degan costretto a capitolare al quarto, quando Vinci finalizza una bella e veloce azione in linea del Futsal Dolomiti, firmando l'1-0. Il Caos si gioca le carte a Cari e Polinetti, scesi dalla prima squadra ad armar forte ai giovani e giovanissimi virgulti di Mister Armani. Ma la manovra rimane sterile in fase offensiva a differenza di quella più snella e concreta del Futsal Dolomiti, che va vicino al gol al 16° con Vitiello, sul quale Degan si fa trovare pronto per poi firmare il raddoppio al 22°, con assist di Nicolussi e stoccata decisiva di Stablum. A questo punto il Caos prova ad alzare i ritmi del baricentro della squadra, rendendosi pericoloso 3 volte prima dell'intervallo con Bissaro prima, Cari e poi, ed infine ancora con un duetto fra Cari e Bissaro. Ma le due squadre vanno negli spogliatoi, sul parziale di 2-0 per il Futsal Dolomiti. La ripresa si apre con un'occasione per parte nei primissimi minuti, protagonisti a Cari per il Caos e di solito Vinci per il Futsal Dolomiti, che cala il tris all'ottavo con bella combinazione fra Nicolussi e Manfrin, il quale insacca alle spalle di Degan il pallone del 3-0. Ma il Caos, che gioca molto meglio rispetto al primo tempo, non si arrende. Al 14° un lancio di Marcon viene raccolto da Bissaro, che con freddezza accorcia le distanze. Distanze che però vengono immediatamente ristabilite dal Futsal Dolomiti, con la rete del 4-1 a firma di Zanotti. Ma non è il game over sul match, perché il Caos con grande tenacia dà vita ad un forte offensivo continuo, raccogliendo i primi frutti al 17°, con Galasso che riporta in partita la sua squadra, timbrando il 4-2. E al 25° uno scatenato Cemrucchi, già protagonista poco prima di una palla gol, raccoglie l'assist di Nicastro ed accorcia sul 4-3. Lo stesso Cemrucchi poco dopo va vicinissimo al gol del pareggio, che purtroppo non arriva, con la capolista Futsal Dolomiti che ottiene la sua quarta vittoria in altrettanti incontri, mantenendosi in vetta la classifica a punteggio pieno. Ma pur sconfitta, la formazione under del Caos ha mostrato segnali incoraggianti individuali e di squadra, che lasciano intendere come la strada intrapresa sia quella giusta.